C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Lillo Rizza, presidente del Club Doc Michelangelo Rambullo di Caltanissetta, oggi a San Biagio Platani per un'interessante iniziativa che coinvolge tre comuni dei Monti Sicani, tre Club Doc dei comuni dei Monti Sicani. Sì, io volevo ringraziare innanzitutto chi ha organizzato questo evento, un evento importante per i Club Doc di questo entroterra della Sicilia, quindi volevo ringraziare tutti i tre presidenti e tutti quelli che stasera saranno presenti alla cena. Una cena, diciamo, che può dare speranza, può dare un po' di... qualcosa che può dare una risonanza in più a questo, in questo periodo dove la Juve non sta andando abbastanza bene. Però quello che ci conforta e quello che noi vogliamo, tutti quelli che siamo dei Club Doc della Sicilia e sicuramente anche d'Italia, è quello che siamo uniti, siamo un gruppo che familiarizziamo, cioè un momento, e dopo quando vediamo le partite è un momento di aggregazione, socializzazione, non siamo come altri tifosi che abbandoniamo la squadra. Io vedo che il tifo si fortifica sempre di più, perché diciamo che la Juve ha sempre di bisogno e uno deve essere tifoso quando la squadra va male, non quando va bene. Tre comuni, Alessandria della Rocca, San Giovanni Gemini e San Biagio Platani, tre club giovanissimi, meno di un anno di vita, che però si stanno sviluppando molto bene. Che augurio possiamo dare a questi ragazzi che hanno fatto questa bella iniziativa? Intanto rifaccio ancora i complimenti a tutti e tre presidenti e tutti i soci che appartengono a questi club, perché paesi che hanno 2500 abitanti è difficilissimo trovare e mettere dei paletti per 100 soci, anche perché sono leggermente inferiori, però penso che cresceranno, anche se in questo momento, come ho detto poco fa, stiamo attraversando un periodo brutto, un periodo nero, un periodo che passerà al più presto. Penso che incrementeranno sempre di più. Sto vedendo quella di San Biagio Platani, sede, è una bellissima sede, una sede che è veramente invitante, una sede che mi sta dicendo il presidente che ci sono di solito 70-80 persone ogni qualvolta gioca la Juve. Certo, i soci sono quelli che a volte quando si vince andiamo tutti festanti a casa, però quando si perde abbiamo grossa difficoltà pure a dialogare pure con le famiglie. Grazie. Prego. Rosario Vitale, segretario del Club Doc Juventus di San Biagio Platani, questa sera un'importante cena con tre altri club dei Monti Sicani. Sì, un evento abbastanza importante, diciamo. Abbiamo invitato il referente dei club siciliani, appunto il signor Rizza. Cerchiamo di andare avanti e di, nonostante i risultati della squadra del cuore che non ci aiutano, però ovviamente è un'iniziativa importante, cerchiamo di portare avanti appunto il nome del club e appunto il nome della Juventus. Nonostante il club abbia meno di un anno di vita, qualche mese fa un importante riconoscimento da parte della Juventus, due ragazze di questo club hanno vinto un concorso, Walkabout, e hanno partecipato alla gara Juventus-Inter. Sì, è un evento importante per il club, abbiamo fatto di tutto per mandare questi due ragazzi, almeno due tesserati del club, hanno avuto una magnifica esperienza, ho parlato con loro, erano entusiasti e diciamo che cercheremo di fare ancora di più l'interesse dei soci e del club stesso. Grazie. Prego, buonasera. Ciao Gianluca, ti sento malissimo. Ah, ciao, mi senti ora? Ah, ho capito. Niente, guardi, volevano salutare Gianluca. Lillo. Sì. Lillo, salutami tutti quanti, fagli un abbraccio a tutti perché ti sento malissimo. Io sono allo stadio a vedere la partita di Serie B e ti sento veramente male, ma ti sono vicino con il cuore.
e presto verrò a trovarvi giù in Sicilia. Va bene Gianluca, va bene, va bene. Allora ti fanno un grande saluto, un abbraccio da parte di tutti e tutta la Sicilia. Ciao Gianluca! Ciao, un abbraccio! Ciao.